così non va, dottor Cascini. Noi abbiamo ripetuto più volte che questi episodi non devono accadere. Il mio giudizio su quanto è accaduto a Trani, e in particolare sulla pubblicazione sulla stampa di intercettazioni telefoniche senza che queste intercettazioni fossero state inserite in un provvedimento giudiziario, avessero avuto un esito giudiziario e che erano coperte da segreto e che erano inutilizzabili in quanto coinvolgevano appartenenti al Parlamento, è una cosa gravissima. E purtroppo non si riesce ad ovviare a questa cosa perché da 10 anni il Parlamento, che dovrebbe approvare una legge per limitare, per controllare meglio la diffusione di intercettazioni telefoniche non rilevanti, non lo fa perché ci sono delle fortissime pressioni per ridurre l'uso dello strumento delle intercettazioni telefoniche. Noi da tempo diciamo, sono fondamentali, sono essenziali per fare le indagini, ma bisogna fare di tutto e di più di quello che si fa oggi per evitare che il materiale raccolto venga utilizzato per fini diversi da quelli di giustizia. E la pubblicazione sulla stampa di materiali, di conversazioni che non hanno rilevanza nel processo, ma hanno eventualmente una rilevanza mediatica, di gossip, di vicende personali, o anche una rilevanza politica, ma che non ha nulla a che fare col processo. Questa è una grave stortura, perché è una deviazione dell'uso dello strumento. Non si fa critica politica mediante le intercettazioni, la critica politica si fa in altro modo, e non si possono usare le intercettazioni telefoniche, gli strumenti investigativi, per altri scopi che non siano quelli propri. L'intercettazione telefonica è un'invasione pesante della sfera di riservatezza di una persona. Si giustifica solo per accertare la responsabilità per reati gravi. Non si può utilizzare surrettiziamente ad altri scopi. E allora la diffusione di questi materiali, violando il codice penale, perché lì sono stati diffusi materiali coperti da segreto, non può essere difesa con l'idea della libertà di stampa, perché non c'entra nulla la libertà di stampa. La libertà di stampa non include la libertà di commettere reati, non la include, e non è giusto dire siccome io una notizia la do comunque me la sia procacciata, perché c'è l'onore delle persone, c'è la riservatezza delle persone, ci sono altri valori da tutelare, e non è giusto pensare che si possa come dire, dare diffusione a qualunque cosa. Allora noi da tempo diciamo le norme del codice penale, del codice di procedura sono carenti su questo punto, bisogna intervenire, abbiamo anche detto: volete discutere anche di eventuali limitazioni di intercettazione? Fatelo dopo e con calma. Ma adesso approvate subito una legge per impedire la diffusione di questi materiali. Si può fare, abbiamo indicato anche i meccanismi con cui si può fare. Io non riesco a capire perché non si fa, non riesco a capire. Se volessi pensare male, penserei che questi episodi, la reiterazione di questi episodi, favorisce le intenzioni di chi non vuole solamente tutelare la privacy, ma vuole proprio ridurre l'uso dello strumento anche per ridurre la capacità investigativa delle forze. Sputtanandolo, io non posso usare questo termine. Lei usa questi termini. Non posso metterglielo in bocca, attribuire sputtanare in mezzo. Un'immagine esterna di un cattivo uso di questo strumento è chiaramente favorisce una propaganda contro le intercettazioni. E quindi fa perdere di vista ai cittadini la estrema utilità di questo. Quindi, pronti al dialogo con Alfano, cosa pensa delle anticipazioni di oggi di Repubblica, lo scudo costituzionale per il Premier? Le ha lette? No. E si parla di un testo preparato da Quagliariello, dove la commissione della giustizia, a partire dalla costituzionalizzazione dello scudo per sospendere i processi del Premier, ma anche quelli del Presidente della Repubblica, del Senato, della Camera. Sorpresa per i ministri che restano in balia degli eventuali dibattimenti. Nel testo preparato dal vice capo Ugo Quagliariello, i ministri per il momento non ci sono. Aspetti che mi sono perso. Bisognerà aspettare martedì per avere su carta di emendamenti al DDL sulle intercettazioni in programma novità destinate a far discutere, come quelle sull'entrata in vigore, sui parlamentari. La nuova disciplina sugli ascolti si applicherà solo ai processi futuri e non a quelli dove ci sono già intercettazioni in corso, ma questi avranno solo 3 mesi di tempo per essere messi in regola, poi ricadranno nella nuova legge. Non mi pare la soluzione che indica lei, cioè il dialogo non è su questo, giusto? E così si cassa
un'inchiesta, diciamo, importante. Non basta, il PDL vuole liberare i parlamentari dall'incubo di vedersi registrare le conversazioni anche se non sono indagati. È il caso degli ascolti casuali di un deputato o un senatore che parla con un indagato. In sostanza il concetto è: tu vieni intercettato se chiami un indagato, non perché sei intercettato tu. Non chiamare un indagato, possibilmente, se puoi evitarlo, giusto? Sì, non è questa però la direzione che diceva lei, giusto? Allora, le due questioni. La questione delle immunità o prerogative delle alte cariche, noi abbiamo sempre detto che sono scelte che la politica ha la libertà di fare e hanno a che fare con il rapporto fra la politica e i cittadini. Cioè, i cittadini a decidere se gli va bene che ci sia una regola di questo genere, tenendo conto del fatto che la Corte Costituzionale ha fissato dei paletti nella sua recente decisione e che quindi qualunque legge, anche la legge costituzionale, deve tener conto delle indicazioni della Corte Costituzionale. Però questa è una questione tecnica, la questione politica non riguarda noi, ma riguarda il rapporto tra chi approva queste disposizioni e i cittadini. Altra cosa invece è il tema delle intercettazioni, perché appunto facendo questa gran confusione tra diffusione indebita delle intercettazioni e uso dello strumento intercettativo, si rischia di, si usa sempre questa espressione che a me non mi piace, di buttare via il bambino con l'acqua sporca. Le intercettazioni sono fondamentali, sono ineliminabili, sono decine e decine di criminali pericolosi che vengono individuati e catturati grazie alle intercettazioni. Noi non possiamo rinunciare a questo strumento. Nell'era di internet, della comunicazione veloce, ormai tutti vanno su Skype, pensare che si possa accertare fatti, ma questo l'abbiamo già detto, però ci sono, e lei l'ha ribadito più volte, scusi se la interrompo, però ci sono degli abusi, ci sono state ore e ore, c'è anche pigrizia, scusi, cioè in alcuni casi, cioè non è possibile che tu debba ricorrere solo a questa metodologia, e non voglio dire, ci sono fior di inchieste in cui anche lei è protagonista, eccetera, in cui non accade questo, ma ci sono dei suoi colleghi che si sono impigriti, possiamo anche dirlo, no? Quando noi parliamo di dialogo, no? Disponibilità al confronto, intendiamo proprio questo. Quando lei mi pone un problema serio, no? E mi dice: come faccio io a limitare alcuni limitatissimi casi in cui lo strumento... Allora, noi siamo disponibili a ragionare sulle soluzioni tecniche per impedire questo. Come faccio a impedire la diffusione di materiale che non... Ma se uno mi dice: per la corruzione non si fanno più le intercettazioni, sempre, comunque, allora io domando se è ragionevole dire che siccome ci sono stati 1, 2, 3, 4, 10 casi di uso indebito dello strumento o di uso eccessivo dello strumento, io devo rinunciare sempre all'uso di questo strumento. Ma non può dire che i magistrati... Io capisco che lei è capo del sindacato e fa il suo mestiere, però qualcuno sbaglia. Guardi, sono casi, però lei dice minoritari. Guardi, allora io le dico questo. Primo, il vero problema è il fatto che escano le intercettazioni, non tanto che si faccia. Due, se c'è pigrizia investigativa, questa è prevalentemente alle forze dell'ordine. Prevalentemente alle forze dell'ordine, che fanno fortissime pressioni sui pubblici ministeri per ottenere le intercettazioni telefoniche, perché le forze dell'ordine sono fondamentali anche come strumento di conoscenza del territorio. È possibile che ci sia, come dire, una eccessiva disponibilità a concedere questo strumento. Francamente, vuole sapere cosa penso? Cioè, che si usa in maniera eccessiva per gli stupefacenti, in maniera eccessiva si usa per le indagini in materia di stupefacenti, che il problema non sia tanto un uso eccessivo delle intercettazioni in materia di corruzione, dove il numero delle intercettazioni si conta sulle punte delle dita di una mano. Il vero problema è che forse per moltissimi episodi di piccolo traffico di hashish o altro, piccoli corpi di polizia premono per ottenere intercettazioni, molto spesso, soprattutto le procure minori,